Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale. Oggi continuiamo il format forse più amato del nostro canale, ovvero marca versus sottomarca. Udite, udite ragazzi, oggi sfideremo i prodotti di marca con il supermercato Coop. E volevo dire che è la prima volta che sfideremo i prodotti di marca con un supermercato che non sia un discount. Vero. Abbiamo fatto Eurospin, Lidl ed MD, li trovate tutti sul canale, quindi se non li avete visti andateli a recuperare. E oggi faremo la Coop, che è un grande supermercato, Sì. cioè non è un discount. Abbiamo deciso di affidarci ad un'app che tra l'altro ci ha consigliato una ragazza qui su YouTube che si chiama Yuka. Yuka, mi sembra, ed è un'app che inquadrando il codice QR di un prodotto vi dà tutti i valori nutrizionali e un punteggio da 0 a 100. Quando andremo a dire se vince Coop o la marca, faremo un mix tra il prezzo, la qualità e il gusto. Iscrivetevi al canale e tutti i bendi! Io mi vendo. Noi Vamos! abbiamo di nuovo il cappello, quindi abbiamo sta cosa Ragazzi, fastidiosa. dai, dai, ti aiuto io che se no non riesci. Mamma mia, ormai lo sapete che intanto io in questo gioco non sono molto in gamba. Sicuramente sbaglierò. Ho fatto la mia scelta, ragazzi, devo prendere gli scontrini. Allora, come prima sfida, sai Sì. chi voglio sfidare? No. Le sottilette Ah. originali contro le fettine di formaggio fuso della Coop. Abbiamo 200 grammi Coop, 200 grammi sottilette le originali, 0,98 centesimi le sottilette della marca Coop contro le sottilette di marca che le abbiamo pagate 1,48 euro. Mi piace troppo quest'app. Noi adesso andiamo in giro per i mini market Così. di San Marchellamis a provare tutti i Vero. prodotti. Allora io scansiono, ok. Fettine Coop 32 su 100, mediocre. Troppo sale, troppi grassi saturi. 37 su 100. Ok? Quindi hanno 5 punti in più. Madonna, che differenza, ragazzi! Già solo dalla confezione, guardate. Ma sono molto diverse, cavolo. Veramente, vi Sì. aspetto. Sì, te Oh. ne metto metà. Che buone. Sì, Oddio, di spessore sembrano uguali. Queste mi sembrano più salate. Beh, c'è poco da riflettere. A me queste, le seconde, mi sembrano più saporite, quindi dico la seconda. brava, hai Ah, indovinato. Brava. meno male, Guarda, viste così, guarda. oddio quanto si vede, però no, sono molto più saporite. Ok. Infatti, sai che vedendo dai valori nutrizionali, queste hanno più sale ma meno grassi. Ah, Mi sembra 3,1 di sale ogni 100, mamma tantissimo. mia, Queste tanto. hanno meno sale ma più grassi. Ah. Beh, io direi che per questa prima sfida faccio vincere sottilette di marca, le L'originale? originali. Le devi proprio mangiare nello stesso istante e noti la differenza, se no non la noterai mai. No. Però, Però sì, sono più cioè. buone. E non costano tanto di più. No. Vediamo se indovino. Chissà che prodotto mi porti. Mi sa che già l'hai capito. Ho sentito dei bicchieri, forse. Prima del prodotto porti i bicchieri. Allora ho capito. Questo è molto interessante, però. Molto molto interessante perché ragazzi raramente in questi video prendiamo cose da bere e adesso abbiamo deciso di sfidare il succo d'arancia 100% arancia della marca Coop e lo sfidiamo con il succo d'arancia rossa della marca Santal. Veramente super carino, tutte e due 1 litro. Allora, Santal di arancia rossa 1,49 euro, Ok. mentre
quello della marca Coop 0,95. Per quanto riguarda la marca Coop, non c'era un succo d'arancia di arancia rossa. Mentre per quanto riguarda la marca, non c'era nessuna marca che avesse succo d'arancia normale. E quindi abbiamo pensato, forse perché l'arancia rossa è più sofisticata e quindi le marche usano solo arancia rossa? Esatto. Non lo so. O perché la Coop di San Marco in Lamis ha due prodotti cagati. Ok, potrebbe anche essere. Yuka, vieni in nostro soccorso. Come si usa il tuo Yuka? Ok, allora valutiamo il succo d'arancia della marca Coop. 64 punti su 100. Beh. Dice prodotto buono. Proviamo il succo d'arancia Santal. Su 100. Riproviamo. 30 su 100, prodotto mediocre. Succo d'arancia Coop, un pochino troppo calorico, un pochino troppo dolce, perché okay, ha 9 grammi di zucchero. Per quanto riguarda l'arancia rossa, dice troppo calorico e troppo dolce, infatti quell'altro ha 9 di zuccheri, questo ha 12 di zuccheri, 2 additivi. Ah, e l'altro no? 0 additivi. Cavolo, quanta miseria! Quindi ragazzi, quando ci criticate, che ci dite? Ma guardate che è impossibile che i prodotti sotto marca siano più di qualità di quelli di marca. Invece non è impossibile per niente. E non l'abbiamo detto noi. L'ha detto Yuka. No, mi schizza sulla maglia bianca. Fallo in lontananza, per cortesia. Per cortesia, stai zitta. Vado scendo. Allora, stai zitta. Questo è il primo succo. Il secondo succo, vediamo se è diverso. Sono curiosa di sapere se ha lo stesso colore. Anch'io. E hanno un colore totalmente diverso. Ok, sicuro dato dall'arancia rossa. Sì. È ben riempito. Ma pure tu allora! Ma che è? Non sai bere in modo normale. Un succo. Ok, un succo d'arancia. E adesso prova l'altro succo d'arancia. Ma che? Questo è Santal. Giusto. Ok, dolcissimo. È dolcissimo, ma non per l'arancia rossa, che l'ho riconosciuto, solo perché è dolce. Quello è una spremuta d'arancia. Ragazzi, madonna, questo sembra tantissimo industriale. Industriale, cioè, buono. Questo sembra quasi da dieta. Sì. Che fai vincere? Allora, abbiamo detto che facciamo un mix tra tutto. Sì. Quindi io per prezzo, qualità, perché comunque... qualità, minimo da prendere conto. Gusto, ok, cioè gusto questo... È da dieta così, che è quasi aspro. Sì, quasi come proprio. Se fosse fatto in casa alla fine, no? Sì. Comunque è un prodotto comodo che magari non hai voglia di spremerti le arance, che è una rottura di scatole, ovvio, magari sì, non hai voglia, non è molto zuccherato, è economico, costa poco, secondo me è un prodotto più valido. Questo è come se ti vai a prendere la Coca-Cola, allora mi vado a prendere la Coca-Cola e faccio prima, perché non lo so, io sinceramente per rapporto tra tutto farei vincere la Coop qua. Che ti senti più... ti senti meglio a dire che comunque stai bevendo un succo che non fa male. Sì, cioè, ci sta, dai. No, non vince Santal. Non vince. Mi dispiace. Benissimo, quindi 1-1. Aspetta. Allora, qui veramente sono molto curiosa. Ah, ho capito. Cosa? Il pan bauletto. Il pan bauletto. E allora, quello della marca Coop è 400 grammi, ok? E quello della marca Mulino Bianco è 400 grammi. Ok. Stessa quantità di prodotto. Coop pane bauletto 0,79 centesimi. Mulino Bianco 1,14 euro, tipo alla 80-90, 1 euro, 1 euro, è 35 centesimi di differenza. Wow, pochissimo. Pochissimo, ragazzi, cioè pochissimo. E adesso la nostra amica Yuka.
Pane bianco Coop 75 su 100. Wow! Non ha niente che non va. 78 su 100, eccellente. Questa è come si presenta la confezione. Ok, questo è mulino bianco e questo è il pane bianco Coop. Adesso la parte fondamentale è l'interno. Allora, questo è come si presenta Coop. Mulino, vediamo un attimo mulino. Mulino bianco. Mulino bianco per ora ha sempre vinto tutte le sfide. Vero, perché ogni volta, sì, il prezzo di mulino bianco è molto vicino al concorrente. Sì. Sì. Anche con i prodotti discount. Io non capisco. Sono curiosa. Secondo me il pane è molto difficile da indovinare. Ah, questo è il mulino bianco. Sono identici, ho pure paura di confonderli. Stavo dicendo, questo è buonanotte. Ok. E tieni quest'altro. Do la mia sentenza. Ah, proprio su. Mulino bianco. Sbagliato. Andavo dritta proprio, perché questo c'ha un retrogusto acido. Veramente? Questo è molto più soffice. Che schifo però, sa già questo. Ah, senti quanto è duro, sembra che sia aperta la confezione da qualche giorno, non sai quando un po' si indurisce. Invece no, era chiusa. C'è poco da dire. Coop? Sì. È più buono. Ok che c'è poca differenza di prezzo, che abbiamo sempre detto, sì, no? Sì, certo. Quando la marca ha poca differenza di prezzo, conviene la marca. Però se la sottomarca è più buona e costa meno... Sì. Vince la sottomarca proprio in pieno. Vince la Coop. Io porto sempre prima l'accessorio. Cucchiaino. Cose strane sempre, mi fai fare. È arrivato il momento di assaggiare... Cosa, secondo te? O lo yogurt o la maionese? Hai svelato il prossimo assaggio. Lo yogurt! Cavolo! Non volevo! Ragazzi, abbiamo preso due confezioni di yogurt, uno della marca Coop e uno della marca Müller. Ok. E tutti e due li abbiamo presi uguali, ovviamente. 0% grassi, yogurt bianco naturale magro. E questo è quello della marca Coop. L'abbiamo pagato. Yogurt magro 58 centesimi, 2 per 125 grammi. Passiamo allo yogurt bianco magro 0% di grassi della marca Müller, sempre 2 per 125 grammi, quindi stessa identica porzione, a 0,99 centesimi. Il doppio, praticamente. Il doppio. Sì, 60 centesimi e un euro. Sono belle tutte e due. Guardate la confezione. Non so quale mi attira di più, sinceramente. Dici, Non lo so, mi piacciono tutte e due perché hanno sti cucchiai con questo yogurt bianco sopra. Allora, scansioniamo Müller. 80... Oh, stanno martellando sopra la testa. Sì. Cavolo, dai. Grazie. Però, mamma mia. Allora, Müller... 84 su 100, prodotto eccellente, dice. Quello della marca Coop, 84 su 100. Identico. Chi va? Bello bianco, no, te lo do io. Guardate che bello cucchiaino bianco. Buono, zero zuccheri, magro. Sì, a me piace, però a me piacciono gli yogurt bianchi classici. Oh mio Dio. Oddio, questo non mi piace però. No. Non fammelo risentire. L'ultimo? Sì. Oddio, è strano. Vai. No, l'altro mi sembra molto più naturale, più reale. Questo è un casino industriale. Secondo me questo è Müller. Quale?
Questo Quello schifoso. che mi sembra strano, È secondo Müller, secondo me. te? No, non perché, no, nel senso che mi sembra più industriale, quindi secondo me col Ah, fatto che ok. mettono più cose dentro, Ah, secondo me ok. quello è Müller, non Kopp. Ok, è la tua sentenza? Sì, Giusto. ok. Quindi fa schifo A Müller. me non mi piace per nulla. Madonna, ma Per sei nulla mi seria? piace, per Non nulla. è più Sì, dolce? ma in modo che non mi piace, cioè è nauseante. Questo è uno yogurt bianco classico, neutro. Se devo preferire, preferisco Perché a te piacciono le questo. cose super mega dolci. Vabbè. Dai, questo è nauseante, Dai, questo fa nauseabondo. schifo, nel senso proprio lo yogurt da dieta. A me piace. Gli altri che ho mangiato di Müller dolci mi piacciono. La Questo parte no. bianca, questa no, mi nausea, non so perché. Vabbè, lo finisci. Per mio gusto personale preferisco questo, anche Ok. se non mi fa impazzire perché è troppo liquido. Io faccio vincere Coop. Vince Coop. Vinco, vinche, vin, vinco, vin, Vinco Coop. vinche Coop, vinche Coop. Io faccio vincere Bene, Coop. dato che c'è il cucchiaino, fammi assaggiare la maionese. Visto che l'ho già spoilerata, Visto che l'hai no? spoilerata. Passiamo alle cose serie. Abbiamo detto, cavolo, ancora non abbiamo sfidato la maionese. Allora, qui abbiamo maionese Coop 150 ml, 143 grammi tradotto, e qui abbiamo preso la maionese Kraft 142 grammi, quindi Ok. uguale. Prezzi, la maionese della marca Coop l'abbiamo pagata 0,67 centesimi, mentre la maionese della marca Kraft 0,90 centesimi. Ok, amica Yuka, dici quanto fa male la maionese da 1 a 10. Allora, maionese Kraft 15 su 100, ragazzi. Troppo grasso, troppo calorico, contiene additivi da evitare, ok? Da evitare. Vediamo come se la carpa. Oh, cavolini di Bruxelles! La maionese della marca Coop ha 30 su 100. Sul serio? E l'altra? 15 su 100. Non ha nessun additivo la maionese della marca Coop. La maionese della marca Coop. Mamma mia, non li sopporto, cavolo! Stanno frantumando il cervello. Cioè, io spero non si senta. E questa è la maionese della marca Kraft. Allora, io volevo dire che quella della marca Kraft ha in più che è carina la confezione di carta, no? Sì. Poi apri, guardate, ed ecco la maionese quanto attira sto tubetto, Sì, attira un casino, sì, guardate vabbè. ragazzi, cioè, quale comprereste? È da valutare quale fa più male e quale meno, però è una cosa che sti cavoli che fa Eh male, certo, vabbè, è cioè, normale, è poi una ovvio uno ne salsa. tiene conto, perché se sono buone tutte e due, uno valuta anche, no? Sì, è Però non è certo. che uno fa vincere quella che non sa di niente perché fa meno No, male, perché cioè, intanto fa male comunque, perché quindi. comunque la maionese deve Sì. Il essere. ketchup fa molto meno male rispetto alla Sì. maionese. Apri la bocca. È difficile, forse ti serve un po' di pane. No, no, Kraft è la seconda. No, ho sbagliato. No, volevo dire la prima. Volevi dire la prima? Ok. No, perché appena l'ho messa in bocca, la seconda, l'ho sentita più morbida. Poi l'ho subito detto, però poi appena l'ho mandata giù il retrogusto, questo è molto più acido. Ah, ok, ti sei fatta ingannare, dovevi aspettare. No, sì, beh, no, 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 Kraft è più buona, è meno Ok, acida. quando la metto, guarda, la Ok. consistenza. Non è male però, No, eh. no, no, non è male, però è più Guarda acida. questa la consistenza. Beh, madò. Un'altra Eh cosa, sì. eh. Chi fai vincere? Questa. Kraft. È più buona secondo te? Questa all'inizio, proprio così, appena messa in bocca, l'ho sentita più avvolgente. Ok. Però poi dopo, quando l'ho ingoiata, era
acidognola. Acidognola, troppo. Ok. No, ci sta. Ok, craft. Craft. Però se uno ha l'abitudine di mangiare la maionese spesso, perché magari... Sì, che magari una volta ogni 10 giorni la compri, a sto punto è meglio che ti compri una che fa un pochino meno male. Sì, comunque un prodotto valido. Sì. Portamelo qui! Arriva l'assaggio migliore della giornata. Le gocciole! E le sfideremo con le gocciole della marca Coop. Sappiamo tutti che le gocciole e i pan di stelle sono i biscotti più rifatti da tutti. Tutti i supermercati, tutti i discount rivisitano le gocciole e i pan di stelle. E quindi adesso vediamo. Ah, prima di tutto yuca e prima di tutto ancora il prezzo. E i grammi? Allora, 500 grammi. Gocciole della marca Coop, 500 grammi gocciole vere. I frollini con le gocce di cioccolato della marca Coop costano 1,19 euro, direi pochissimo. Wow! Mentre le gocciole vere costano 2,20 euro. E adesso Yuka, aiutaci tu. Oddio, qua sotto un po' sfondo. 26 su 100? Le gocciole della Coop, direi abbastanza poco. 31 su 100. Wow! Un pochino di più. Insomma, fa la differenza. È comunque sempre mediocre. Ok, detto da Yuka. Apriamo. Adesso voglio sapere proprio se sono diversi. Sì. Mamma mia, non mi devi mettere sotto il naso le gocciole perché le riconosco subito. Vediamo. Ho un secondo di tempo per riconoscere. Madonna. Perché le gocciole, porca miseria. Io non ho riconosciuto i pan di stelle. Queste sono sottomarca, quindi marca Coop. Mi copro gli occhi. E queste invece sono le gocciole vere. Sono diverse? Secondo me no. Tieni una goccia. Una gocciola. Te ne puoi mangiare anche metà, eh? Mm. Quest'altra goccia ti aspetta. Mm. Ho un secondo di tempo per indovinare. È scaduto il tempo. Le prime sono le gocciole. Brava. Però guarda, esteticamente non si nota, secondo me. Per un attimo mi hanno mandato in confusione. Le gocciole mi rimaneva di più il gusto. Le trovo un po' fondenti. Non è facilissimo, però anche io con più tempo. Sono più fragranti. Invece sono un po' più duri. Però sono buoni. Sono anche un po' più sciape, secondo me. Cioè, le altre sono più saporite. Io faccio vincere le gocciole. Gocciole, anche per il prezzo? Sì. Grazie. Sì, no, cioè... Costano il doppio, però... Cioè, se le compri per mangiarle tutte le colazioni, sommato, è un bel po' in più di prezzo. Faccio questo ragionamento un po' su tutto. Coop ti dà la possibilità di avere dei prodotti che uno mangia magari spesso perché te le mangi a colazione, ad un prezzo moderato. Le gocciole originali le vedo più come uno sfizio. Una volta tanto ti compri le gocciole originali, perché se ogni settimana ti compri un pacco di gocciole. Poi se uno non guarda il budget, infatti non è che sto a vedere, non voglio spendere, quindi faccio vincere le gocciole. Però queste sono accettabili, cioè sono buone, però non sono come le gocciole. Quindi vince gocciole. Vince la marca. Una marca. Bene ragazzi, quindi siamo arrivate al termine anche di questo episodio marca versus sottomarca. Mi raccomando, lasciate like se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. E seguiteci anche su Instagram. E consigliateci qualche altra combinazione, perché vogliamo fare sempre questi video. Anche se qui a San Marchillami sia un po' difficile, infatti abbiamo pensato ad un prossimo video marca versus marca,
perché sarà diverso dal solito, non vi svegliamo più di tanto, sarà un video divertente, sempre fatto in questo modo, ma diverso da quelli che abbiamo già fatto sul canale. Quindi io direi che ci possiamo salutare e congedare. Bene, ciao! Ciao! Ciao!